Buonasera a tutti, sono il professor Niccolò Pala e vi do il benvenuto a questo evento online di Filosofarti, nel quale andrò a presentare il mio primo libro intitolato Scandalo in copertina. È un'occasione che è davvero un onore, un privilegio per la quale devo ringraziare la preside del liceo Daniele Cresci di Busto Arsizio, Cristina Boracchi. Grazie davvero per questa meravigliosa opportunità. Allora, andiamo subito a incominciare e a presentare. Così, ecco qua. Allora, come già accennato, questo libro, intitolato Scandalo in copertina, censura, musica, immagini degli anni 60 al nuovo millennio, è edito da Arcana ed è disponibile dallo scorso 19 gennaio. Il tema, sostanzialmente, il filo comune è la censura legata all'illustrazione degli album musicali, quindi il libro è in sostanza una carrellata di storie, aneddoti e curiosità, appunto su quelle copertine di dischi che per un motivo o per l'altro sono state censurate. Ecco, come legare quindi questo tema all'argomento dell'edizione di quest'anno di Filosofarti, il visibile e invisibile? Ecco, la riflessione che si profila è per esempio il fatto che la filosofia si pone l'obiettivo di rendere visibile ciò che non è visibile. Famosissimo l'aneddoto, l'esempio del velo di Maya, in Schopenhauer, appunto, questo velo di bellezza che copre la realtà e che va squarciato per giungere all'autentica essenza delle cose. Anche l'arte, però, in realtà fa questa cosa. Per chi di voi ha visto il film V per Vendetta, a un certo punto il protagonista dice una frase molto bella in cui ricorda che l'arte dice bugie per svelare la verità, la politica dice bugie per celare la verità. Ecco, senza scendere nel campo dei militanti, ecco, anche qui l'arte chiaramente è una finzione che però apre le porte a una realtà nascosta. E in questo caso il tema principale del libro, quindi la censura, si pone agli antipodi della filosofia dell'arte, in quanto la censura non svela, ma cela, con un obiettivo apparentemente edificante, in realtà si configura spesso, quasi sempre, come un'operazione di controllo, di oppressione e che detta le regole su ciò che deve essere percepito come giusto e come sbagliato. Ecco. Allora, essendo io di formazione storico dell'arte, nel corso del libro ci sono vari riferimenti a opere che hanno subito lo stesso destino. Quindi, per questa presentazione, ho pensato di prendere a esempio delle famose opere, famosi dipinti e famose sculture che ricordino più o meno visivamente le copertine censurate e analizzare magari le affinità o, perché no, anche le divergenze a dispetto della rassomiglianza visuale. Bene, allora andiamo subito a incominciare. Iniziamo con un nome che è sicuramente conosciuto anche ai meno esperti di musica, ovvero il chitarrista Jimi Hendrix, insomma un chitarrista che è stato influente non solo da vivo, ma anche dopo la sua morte per decenni. Ecco, in questo caso vediamo essere censurato è stato il suo disco Electric Ladyland del 1968. Perché in copertina appaiono 19 donne nude. In realtà, ovviamente, la copertina è doppia, nel senso che il disco sarebbe apribile a libro, in inglese si usa il termine gatefold. Infatti, queste donne sono sia sulla copertina frontale sia su quella retrostante. In realtà, la cosa curiosa è che questa copertina fu voluta proprio dall'etichetta inglese di Jimi Hendrix, che sperava di provocare una sorta di scandalo pilotato e così incentivare le vendite proprio per creare scalpore. Il risultato fu l'opposto, perché a quanto pare a nessuno piacque questa immagine. Quindi i compratori,
i proprietari di negozi di dischi, i critici musicali, e lo stesso Hendrix la riteneva inopportuna. Andando invece però nell'arte, il soggetto non può non ricordare un dipinto di Jean-Auguste Minicangre del 1862, chiamato Il bagno turco, che appunto raffigura un nutrito gruppo di donne in déshabillé. Questo soggetto in realtà è molto amato da questo pittore a cavallo tra neoclassicismo e romanticismo. Basti ricordare la grande odalisca, che riprende un po' la posizione delle Veneri di Giorgione Tiziano, ma soprattutto la bagnante di Valpinson. Infatti questa figura di spalle ricorda appunto questo altro dipinto di Angre. Interessante notare appunto che Angre da una parte ha questo tocco accademico, il disegno classico, che viene unito al gusto per l'esotismo medio orientale. E cosa ancora più interessante, appunto, a dispetto della somiglianza visuale con la copertina di Hendrix, quello che ci regala Angre è una sorta di sguardo clandestino, perché va ricordato che il bagno turco era un luogo precluso ad occhi maschili. Quindi, diciamo, c'è questa sorta di clandestinità, questo appunto, questo sguardo clandestino che ci viene regalato, laddove invece abbiamo visto nella copertina di Electric Ladyland la nudità è esibita senza pudore alcuno, proprio per avere un riscontro che in effetti poi, come ho già accennato, non c'è stato. Andiamo un anno avanti, 1969. In questo caso abbiamo il disco, l'unico disco pubblicato dai Blind Faith, eponimo, quindi il titolo è Blind Faith, che vede Eric Clapton e Steve Winwood, che appunto si erano appena separati dai rispettivi gruppi di provenienza Cream e Traffic, che danno vita a quello che è effettivamente un supergruppo. Come si può vedere in copertina, c'è questa giovanissima modella, anch'essa nuda, che tiene in mano una sorta di astronave. Ecco, l'ispirazione per questo scatto, questa fotografia, fu data proprio dallo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969. Quindi il fotografo pensò a questa illustrazione come una sorta di concept in cui la ragazza nuda è, diciamo, l'allegoria dell'innocenza, dell'ingenuità, della purezza, che però, appunto, tenendo in mano questa astronave, traghetta il pensiero razionale, scientifico, quindi in una parola il progresso, nella giusta direzione. Ovviamente non ci vuole molto capire che le nudità di una modella così giovane suscitarono un'ondata di sdegno non indifferente, non solo nella nazione Inghilterra, ma anche in molti paesi, e effettivamente la censura si abbatté in vari modi su questa copertina. Però le nudità di una giovane ragazza non sono nulla di nuovo nelle pagine dell'arte, e infatti se noi vediamo il dipinto di Edvard Munch, chiamato Pubertà, risalente a 1895, vediamo appunto una ragazza che in realtà è poco più di una bambina, che guarda dritto verso di noi e si copre le parti intime, perché è stata proprio sorpresa e quindi si vergogna. È una adolescente, cioè non è bambina, non è adulta, e si vede perché da una parte il corpo è già di donna, i fianchi larghi, dall'altra il seno acerbo e le spalle piccole suggeriscono ancora una fisionomia da bambina. Ecco, ovviamente la differenza in questo caso è che, oltre all'imbarazzo, la paura del cambiamento, che appunto connota il periodo della pubertà, e il vissuto autobiografico dell'artista stesso, che purtroppo, quando era molto piccolo, perse per tubercolosi sia la madre sia la sorella, sono le caratteristiche di questo dipinto. Quindi c'è una intrinseca tragicità,
uno smarrimento, un'ispirazione esistenziale, e dall'altra abbiamo visto la nullità di Blind Faith, in realtà è un incentivo a perseverare, a preservare anzi la purezza che mai deve essere scissa dalle innovazioni, dal progresso. 1974, i Roxy Music pubblicano il loro quarto disco chiamato Country Life. Prima di andare nel dettaglio, va frammentato come il frontman dei Roxy Music, Brian Ferry, avesse studiato arte con Richard Hamilton, che è l'autore del collage chiamato Just What Is It That Makes These Homes So Different, So Appealing? Tradotto, che cos'è che rende le case di oggi così diverse, così attraenti? Un'opera che è considerata da molti l'inizio della pop art, un movimento artistico in cui l'opera non solo deve rispondere alle logiche di mercato, ma deve essere desiderabile. Questo concetto si è radicato nel frontman del Roxy Music, in Brian Ferry, che appunto per le copertine dei suoi dischi cosa decide di usare? Decide di usare delle bellissime donne, delle donne attraenti. Tra l'altro una piccola curiosità, il terzo disco, nel terzo disco la modella è Amanda Lear con al guinzaglio una pantera, ma questa concezione di attrazione va ancora oltre appunto in questo disco, Country Life, la cui copertina, la cui foto per la copertina nacque per caso, e qui vi rimando ovviamente al libro che narra di come Ferri fosse in vacanza in Portogallo con due suoi amici, uno stilista e un fotografo, e appunto questo giorno in terra lusitana portò a questo scatto. Anche qui non è difficile immaginare perché l'immagine fece scandalo, visto che le due modelle sono quasi completamente nude, ma in realtà è evidente che il motivo di scandalo maggiore fu il fatto che la modella a sinistra ha la mano all'altezza delle parti intime. Allora, pensando a questo gesto molto provocante, mi è venuto in mente un dipinto, uno dei dipinti più famosi del Rinascimento, che è La Venere di Urbino di Tiziano Beceglio, risalente al 1538. Come potete vedere, la nostra dea dell'amore, anche se in una posa diversa, è sdraiata con i piedi, ha la mano sinistra esattamente sullo stesso punto della modella dei Roxy Music. Qui vi rimando a un libro, per chi fosse interessato ad approfondire quello che sto per dire. Nel libro di Daniel Arras, Non si vede niente, c'è proprio un capitolo sulla Venere di Urbino, che in sostanza è una discussione tra due storici dell'arte sui significati nascosti di questo dipinto. E a un certo punto viene suggerito come la mano della Venere di Urbino fosse in quel preciso punto proprio perché l'autoerotismo era non solo approvato, ma addirittura incentivato dal clero. E mi spiego, la scienza di allora era convinta che la masturbazione femminile prima dell'amplesso favorisse la fecondazione, ragione per cui gli stessi preti si, come dire, incentivavano appunto le donne a praticarla prima del rapporto, per appunto generare un bambino. Quindi, come si può vedere, una concezione totalmente diversa rispetto a quella odierna. Andando ancora avanti, abbiamo un altro artista famosissimo, che non credo abbia bisogno di alcuna presentazione, ovvero Prince, che è stato un bravissimo cantante, anche un notevole polistrumentista, che
che nel 1988 pubblica questo album Love Sexy, in realtà che però è frutto di un'esperienza molto travagliata, nel senso che è un album di ripiego, ovvero doveva uscire un disco chiamato The Black Album, però a poche settimane dall'uscita, dalla pubblicazione, Prince decise di eliminare tutta la musica prodotta. Nessuno sa i motivi di questa scelta. Una delle voci più bizzarre e interessanti è che il nostro Prince abbia avuto una sorta di visione mistica che l'aveva fatto allontanare dalla musica prodotta, della musica incisa, e cambiare un po' il concept dell'album, fare musica che fosse più spirituale, più alta. E non a caso in copertina appare il nostro cantante di Minneapolis, completamente nudo, appunto con la mano sul petto e con la gamba a coprire le sue vergogne, mentre è seduto su un'enorme orchidea e la cui testa è cinta da altri fiori delle tonalità lilla. Anche qui è logico, è ovvio intuire che il motivo dello scandalo fu la nudità del cantante, ma va ricordato, visto che abbiamo appena citato Tiziano Vecellio, che in tempi passati la nudità non era sinonimo di impudicizia, ma era sinonimo invece di purezza, tanto che il dipinto forse più famoso di Tiziano, Amor Sacro, Amor Profano, vede due donne, una nuda e l'altra vestita, allegorie dei due tipi di amore, quello sacro e quello profano, e tutti pensano all'inizio che l'amore profano, che l'amore sacro sia quello vestito, e invece è proprio il contrario: l'amore carnale, terreno, imperfetto, è vestito perché sente la vergogna, invece l'amore sacro, puro, spirituale, è nudo proprio perché non ha necessità. Non riesce a provare la vergogna perché è un sentimento superiore. Ecco, allora, a questo proposito, in realtà non tanto a Tiziano, si può pensare, ma come ispirazione, forse per questa immagine, si può guardare a un dipinto di William Adolphe Bouguereau, Il rapimento di Psiche del 1895. Nome magari che è sconosciuto ai più, ma semplicemente perché Bouguereau era, diciamo, il capostipite di quei pittori art pompier accademici che la storia ha voluto sconfiggere in favore degli impressionisti, laddove quando gli impressionisti dipingevano erano appunto derisi e vilipesi e andavano ancora molti pittori classicisti, per così dire. Chiaramente la storia poi l'hanno vinta gli impressionisti perché si è capito poi il valore della loro innovazione artistica. E quindi Bouguereau, pur essendo un pittore eccezionale, è caduto un po' nell'oblio per via di questo meccanismo. In ogni caso, dicevo che l'ispirazione potrebbe essere ragionevolmente desunta da questo dipinto, proprio perché vediamo che la rapita Psiche ha la mano sul petto, proprio come Prince, e invece dal rapitore Cupido potrebbero venire sia la gamba piegata, sia lo sguardo perso verso l'orizzonte, e anche i colori sono molto simili, quindi il bianco dell'orchidea su cui è seduto il cantante e il violetto dei fiori che viene replicato. Ripeto, non è una fonte di, non è sicuro che questa sia la fonte di ispirazione, ma se anche fosse, come sopra, purtroppo questa nobile fonte non è stata assolutamente sufficiente a impedire che questa copertina fosse censurata, e tra l'altro in maniere anche abbastanza divertenti, soprattutto in certi paesi. Anche qui, nel caso, vi rimando alla descrizione completa che trovate nel libro. Allora, siamo nel 1991, il gruppo si chiama Teen Machine. Anche qui è probabilmente un nome che dirà ben poco, persino agli appassionati di musica pop, rock e affini, ma se vi dico il nome del cantante, sicuramente verrà in mente a tutti. Ecco, il cantante di questo gruppo è David Bowie, che ha creato questo progetto parallelo, potremmo chiamarlo,
molto diverso dal suo genere solito, quel pop molto patinato, è un gruppo hard rock, appunto, con il quale potesse incidere musica solo per divertirsi, ecco, una sorta di svago dai molti impegni che lo status di pop star gli imponeva. Allora, in questo caso noi abbiamo il secondo disco del gruppo, che si chiama appunto Tin Machine 2. In questo caso, come abbiamo visto finora, per i primi esempi, abbiamo paragonato una copertina a un'opera d'arte, vedendo le somiglianze, le affinità e anche le diversità. In questo caso, sulla copertina sono riprodotte effettivamente quattro opere d'arte, quattro statue greche, o meglio, volendo essere ancora più precisi, c'è un'unica statua che viene quadruplicata. E la statua è questa, il cosiddetto Kuros di Anavissos, risalente all'incirca al 530 avanti Cristo, o anche al 520, insomma, le date oscillano tra questi due, la datazione oscilla tra queste due date. Allora, che cos'è il Kuros? In greco significa ragazzo, ed è un tipo di scultura propria del periodo arcaico dell'arte greca, quindi parliamo soprattutto parliamo di settimo e soprattutto sesto secolo avanti Cristo. È una tipologia di statua molto codificata, nel senso che ha sempre la stessa posa, che è in piedi, frontale, con le braccia ritte lungo i fianchi e i pugni chiusi, un passo in avanti, o meglio, una gamba in avanti a simulare il movimento, quindi un passo, mentre il volto di solito ha forma ovale, ha capelli a treccine e questo tipico sorriso che, appunto, visto il periodo, è chiamato per l'appunto sorriso arcaico. Ecco, il Kuros di Anavissos, nel caso ci fosse qualche appassionato di arte, è riconducibile alla scultura attica, che mischia un po' la durezza e la geometria della scultura dorica ai tratti più morbidi di quella ionica. Comunque, ci sono anche le cosiddette korai, cioè le ragazze, che hanno la stessa identica posa dei kuroi. Ma la differenza è che le donne sono vestite, mentre questi aetanti giovanotti ellenici sono sempre scolpiti nudi. Ovviamente il fatto che fossero in mostra dei genitali maschili creò uno scandalo enorme, soprattutto in America, e i genitali vennero rimossi con la pistola a spruzzo, insomma. E questo purtroppo è un destino non ignaro anche a grandissimi capolavori dell'arte. Adesso un aneddoto che sanno tutti: i famosi nudi della Cappella Sistina, ai quali sono state disegnate le mutande. Infatti, il povero Daniele da Volterra, amico e collaboratore di Michelangelo, è passato alla storia come il braghettone per questa sua impresa, nonostante fosse un pittore di altissimo livello. E volendo invece rimanere su Michelangelo, ma magari citare un'opera un po' meno conosciuta, a Santa Maria sopra Minerva, a due passi dal Pantheon, c'è appunto dentro questa chiesa il Cristo risorto, statua di Michelangelo, appunto, che abbraccia questa sua croce. Anche lì c'è una foglia di fico sulle pudenda. Una cosa abbastanza illogica, perché se uno viene sepolto nudo, se risorge, evidentemente sarà nudo, però come sopra, se capolavori di artisti immortali hanno subito questo trattamento, non ci si può stupire che la stessa sorte tocchi a opere, a copertine di dischi di cantanti pop rock, eccetera. Bene, andiamo su un territorio un pochino più pesante, per così dire, i Black Sabbath, mo da molti considerati tra i primi gruppi a trasportare l'hard rock verso lidi più pesanti e aver contribuito appunto alla nascita del cosiddetto heavy metal, la cosiddetta musica pesante. Nel 73 pubblicano questo disco, Sabbath Bloody Sabbath,
La cui copertina è molto riconoscibile, una delle più conosciute appunto dalle appassionati di musica, hard e heavy, ma in realtà la particolarità è che è doppia e adesso vedremo subito il motivo. Allora, sulla immagine frontale abbiamo la morte di un uomo malvagio che ha una morte tutt'altro che serena, infatti si sta dimenando nel proprio letto perché è tormentato da vari demoni, da un serpente che gli avvinghia il collo e anche da topi, anzi veri e propri ratti. Inoltre, la testina del letto diviene una sorta di diavolo, con la testa scheletrica da teschio e l'immancabile numero 666, che appunto proviene dall'Apocalisse, di San Giovanni. E anche i colori chiaramente sono caldi a ricordare ambientazioni infernali. La copertina retrostante invece raffigura la morte di un uomo probo e onesto. Infatti non solo la sua dipartita è serena e tranquilla, ma è accudito fino all'ultimo dai propri cari che lo piangono. I colori chiaramente sono freddi, quindi comunicano una pacatezza e una quiete che non abbiamo visto ovviamente nella prima illustrazione. E in più ci sono due leoni che anch'essi sono anch'essi tristi per la morte di questo uomo. Ecco, in questo caso mi sento di poter affermare con una certa sicurezza che qui l'ispirazione è davvero proveniente da un'opera d'arte, perché i leoni, il modo in cui sono disegnati, sembrano riprendere quelli, o meglio, quello che vediamo alla nostra destra, quello scolpito da Antonio Canova per il monumento funebre di Clemente XIII, verso la fine del Settecento. Tra l'altro, questo leone ritorna anche nel monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, un'opera sempre del Canova che è stata completata nel 1805. In questo caso, ovviamente, il leone è simbolo della forza morale o magari della fortezza, che è una delle quattro virtù cardinali. Questo appunto a ricordare questa valenza della copertina dell'uomo probo che viene ricompensato e quindi al posto degli animali terribili e infernali, quali serpenti e ratti, c'è questo leone con forma allegorica, appunto, che è il simbolo di questa forza interiore di una morale superiore che quindi garantisce al trapassato l'accesso al regno dei cieli. Ecco, sempre stando sulla musica heavy, pesante, abbiamo uno dei gruppi più famosi e amati, gli Iron Maiden. Questo disco, chiamato Made in Japan, ovviamente è un gioco di parole, nel senso che Iron Maiden è vergine di ferro, il suo strumento di tortura medievale. Maiden significa anche fanciulla, ragazza, vergine, appunto. Ma qualche anno prima i Deep Purple hanno pubblicato un disco dal vivo chiamato Made in Japan, quindi fatto in Giappone, ovviamente registrato nella terra del Sol Levante. E ragion per cui quando l'etichetta degli Iron Maiden pretese un disco dal vivo da vendere, da mettere sul mercato, si decise di usare proprio delle registrazioni effettuate durante i concerti sul suolo nipponico e da cui il nome Made in Japan. La prima copertina vede il mostro che è la mascotte degli Iron Maiden, chiamato Eddie, che tiene in mano la testa mozzata del cantante stesso degli Iron Maiden, Paul Di'Anno. L'accetta che ha usato è conficcata nel terreno e tra l'altro si vede anche il braccio di Di'Anno, il cui corpo giace al di là del nostro punto di vista. Si riconosce perché metteva sempre le borchie, quindi si vede la borchia al polso. Perché fu censurata l'immagine? Beh, allora è chiaro che è abbastanza violenta, però questo senso di insomma, questa immagine sanguinolenta è un po' mitigata dall'aspetto fumettistico, quindi si capisce che è una finzione. In realtà,
c'era un pettegolezzo che poi si risultò fondato, ovvero c'erano voci sull'imminente cacciata dal gruppo di Paul Di'Anno, e che effettivamente questa è la sua ultima registrazione col gruppo, perché in poco tempo sarebbe arrivato il cantante storico degli Iron Maiden, Bruce Dickinson. Allora, diciamo, il management della band, per evitare di far girare troppo queste voci sull'andirivieni dei cantanti, decise di abolire da sé questa copertina e di farne una dove Eddie semplicemente impugna una katana, che appunto è simbolo, uno dei tanti simboli del Giappone. Allora, in questa posa di Eddie che tiene la testa di Paul Di'Anno ricorda, non può non ricordare, la celeberrima statua di Benvenuto Cellini di Perseo con la testa di Medusa, terminata nel 1554. Per Cellini questa fu una vera e propria sfida, perché se per quanto riguarda gli Iron Maiden abbiamo parlato di rivalità tra cantanti, in questo caso c'è rivalità tra scultori, perché la statua sarebbe stata posta nella loggia dei Lanzi e quindi avrebbe dovuto confrontarsi sia col David di Michelangelo, posto davanti a Palazzo Vecchio, ma anche col gruppo di Giuditta e Oloferne di Donatello, che sarebbe stato nella campata opposta a quella dove si sarebbe trovata la statua di Cellini. Allora, Cellini è davvero, mostra la sua immensa perizia, perché riprende innanzitutto la tecnica della fusione a cera persa, che è già insomma, nata nel periodo severo dell'arte greca, quindi 480-450 avanti Cristo, e però era già stata recuperata da Donatello nel 1400. E poi appunto è caduto un po' in disuso. Dall'altra riesce a dare al suo Perseo una posa che ricorda quella del David di Michelangelo, e questo per dire appunto per dare un monito allo stesso Michelangelo, perché Benvenuto Cellini fino ad allora era sempre stato ritenuto non un artista ma un mero artigiano. Allora questo è un po' il suo punto di svolta, nella quale comunica a tutto il mondo e soprattutto a questo suo collega e rivale, che anche se non è famoso e importante quanto lui, non ha assolutamente nulla da invidiare. Bene, allora con questa immagine si può dire conclusa la nostra carrellata immagini comparate tra la copertina del disco e una famosa opera d'arte. Ecco, vorrei lasciarvi con una riflessione che, diciamo, vuole stimolare anche il dubbio, se vogliamo, perché è difficile trovare valori assoluti e realtà assolute. Perciò, sempre ragionando sulla censura, ce ne sono state dette tantissime frasi a riguardo. Una delle più famose è quella di George Bernard Shaw, il quale disse che l'assassinio è la forma estrema di censura, quindi l'eliminazione totale. Infatti, stando nel terreno filosofico, viene in mente un saggio, anche qui poco conosciuto, del 1923, scritto da Giuseppe Renzi e chiamato Contro il lavoro. Ecco, Giuseppe Renzi chiaramente è un filosofo misconosciuto, proprio perché è stato in un certo senso oscurato dai suoi contemporanei più in vista, quindi Croce, Gentile su tutti, e ovviamente era anche un fervente antifascista, perciò la sua memoria è stata un po' distrutta. Però in questo saggio estremamente provocatorio ma anche molto interessante, Renzi sostiene che il lavoro sia sostanzialmente schiavitù e che sia un ostacolo alla vera ragione d'essere dell'uomo, che è la vita contemplativa. Ovviamente lui stesso nel corso della trattazione è conscio che il problema non ha soluzione, perché per poter fare una vita contemplativa bisogna lavorare. Però, perché cito
questo Giuseppe Renzi, il suo saggio contro il lavoro, perché a un certo punto lui scrive più o meno questo, dice, in realtà la schiavitù non può essere mai completa, nel senso che se anch'io schiavizzo qualcuno non posso impedirgli di respirare, non posso impedirgli di muovere le braccia, non posso impedirgli di guardare quello che vuole. Quindi, conclude, la schiavitù, la forma estrema di schiavitù appunto è la morte. Allora, considerando queste due frasi di Shaw, la morte è la forma estrema di censura, e allo stesso modo la schiavitù, la morte è la forma estrema di schiavitù, si potrebbe pensare di vedere la censura come una schiavitù invisibile, perché chi vede una copertina, un film, una canzone emendati non sa che è avvenuta la censura. Quindi può essere giusto, può essere un'osservazione. La censura è una forma di schiavitù invisibile. Con questo spunto di riflessione vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i prossimi eventi di Filosofare.